Ciao ragazzi, bentrovati anche oggi nel mio canale Ceramicanto. Oggi andremo a realizzare un cavalluccio a dondolo, più che altro dal disegno uscito sembra un asinello e quindi ci siamo detti poi a scuola, perché l'abbiamo realizzato insieme a dei bimbi, ci siamo detti che senza criniera può diventare davvero un asinello. Adesso vi faccio vedere come realizzarlo e magari attraverso uno screenshot se volete proprio farlo uguale. E quindi senza criniera sembra un asinello e il simbolo dell'asinello porta fortuna, quindi avete la scelta di mettere la criniera eventualmente o della stoffa o dello stesso cordoncino che utilizzerete per appenderlo e come vedete qui anche c'è una sorta di codina fatta non con l'argilla appunto, ma realizzata con lo stesso cordone che lo tiene in piedi. E poi, ecco, in questo caso è della raffia di plastica, potreste anche fare delle applicazioni o qualsiasi altro cordoncino usiate, potete applicarlo poi una volta cotto a mo' di criniera. Niente, questo è l'oggettino che andremo a realizzare oggi, è molto simpatico, semplice da realizzare, vi faccio vedere tutti i vari passaggi. È logico che io lancio le idee in argilla, quindi vi faccio vedere l'oggettino ancora da cuocere. Una volta essiccato lo cuocete per chi ha un forno, chi non ha un forno si va a vedere come trattare l'oggettino senza cottura per impermeabilizzarlo e quindi renderlo più resistente possibile per coloro ovviamente che non hanno un forno. Detto questo, inquadro il piano lavoro e cominciamo a far vedere tutti i vari passaggi, sempre molto molto semplici perché il mio tutorial è indirizzato a chiunque, come sapete, ma soprattutto verso le scuole e le mani inesperte. Adesso speriamo non cada il tutto. Quindi le scuole che non hanno un forno hanno la facoltà di far utilizzare ai propri ragazzi questo materiale argilla, appunto l'argilla, che è naturale, non è autoindurente, ma gli dà l'opportunità appunto di utilizzarlo ai ragazzi e poi con il trattamento che ho detto troverete sulla mia playlist come impermeabilizzare gli oggettini, sempre per chi non ha un forno, invece alcune scuole ce l'hanno, anche a casa ovviamente, chiunque vuole fare quell'oggettino. E poi scegliere le due alternative. Allora, vi fate uno screenshot se volete realizzare questa sorta di cavalluccio se mettete la criniera. E abbastanza, quindi se riuscite a fare lo screenshot, ok, il tempo che vi ho dato è abbastanza per lo screenshot ovviamente. E niente, cominciamo. Allora, vi prendete un foglio A4, disegnate il soggetto, in questo caso un cavalluccio a dondolo o un asinello come dicevamo. Poi per trasferirlo sull'argilla io do alcune alternative alcune volte. Vediamo un attimo di spostare, se no mentre lavoro trema la telecamera. E do l'alternativa della carta da lucido, ma a volte la carta da lucido per poi trasferirlo sulla lastra di argilla che andremo a stendere per riprodurre appunto l'oggetto in questione. In questo caso invece abbiamo ritenuto opportuno a scuola, siccome di utilizzare una semplice tasca, come vedete, un porta documenti, ok? A questo punto la sovrapponete, cercate di tenerla ferma con una Bic, proprio con una penna, non con una matita o pennarello, perché altrimenti la plastica non si sovrappone il disegno, come in questo caso, vedete? Vi riproponete praticamente il disegno con una penna.
Che scriva, non una penna magari a pennarello, proprio la classica penna Bic o similare. Ok, ve lo trasferite sulla plastica. Fatto questo, vi andate a prendere l'argilla e cominciamo a stenderci la nostra lastra per realizzare il nostro cavalluccio, ok? Allora, lavorate sempre su una tovaglietta, su un pezzo di stoffa di cotone, eh? Così almeno non si stacca bene l'argilla e non si attacca al piano lavoro. Quindi andiamo a rullare. Chi mi segue lo sa, per ottenere un'ottima lastra dobbiamo non spingere molto, ma girare in continuazione la nostra lastra, affinché si allarghi in maniera molto molto fluida senza creare avvallamenti. Se invece ci ostiniamo a spingere l'argilla praticamente rimane imprigionata nel tessuto e poi si rischia di fare degli avvallamenti. Invece noi rulliamo un paio di volte, vedete come si allarga e praticamente, guardate, rimane liscia e riusciamo a fare anche uno spessore proporzionato su tutto il perimetro, però solo facendo in questo modo, senza mettere le stecchette laterali. Se fate così, in maniera leggera, estendendo ogni volta il tessuto, altrimenti mentre rullate poi il tessuto lascia l'impronta, insomma, no? Ecco qua, quando siete arrivati a uno spessore di mezzo centimetro, 4 mm, insomma, andate a sovrapporci il vostro, come in questo caso, il cavalluccio, ok? Poi vi riprendete la penna. Io adesso ho questa, non scrive, ma non la butto perché ha un'ottima punta, non è troppo appuntita e ha una rotondità giusta per tracciare i contorni. Quindi, dicevo, è molto comodo la plastica in questo caso perché ci dà l'opportunità di andare a trasferire il contorno del nostro lavoretto sull'argilla senza che si rompa, a differenza magari della carta da lucido come avete visto in alcuni video che usiamo. Però, sa, per i bimbi forse è più efficace questo metodo, ok? Così almeno mentre andate, vedete come sto facendo io, mentre andate a rifare, riproporre il contorno del lavoretto, non si strappa, non si rompe, ok? Quindi molto più efficace. Quindi scegliete il soggetto, poi lo trasferite su questa plastichina dei classici portadocumenti e vi andate a tracciare tutti i contorni. Poi con le mani, come tipo l'alfabeto dei Braille, con le mani riuscite a capire dove avete praticamente inciso con la penna, che magari si confonde. Poi alcuni particolari più piccoli, tipo se riusci, magari sfuggono, rifate a mano libera, quello non è un problema. È molto semplice, ragazzi. E non vi sbagliate perché poi neanche si sposta il foglio, perché praticamente la plastica rimane attaccata con l'umidità dell'argilla, vedete? E vi dà proprio l'opportunità di lavorare in maniera comoda.
E quindi anche i bimbi, i più piccoli intendo, riescono ad eseguire il lavoro perfettamente. Intanto vi avvicino, vi faccio vedere, vedete l'impronta che ha lasciato e su questa possiamo poi andare a lavorare. Con un semplice stecchino andiamo a tracciare i contorni. Quelli che vanno tolti, ovviamente, con lo stecchino spingete fino giù a toccare il tavolo e quindi andate a toglierli, no? Togliete un pezzetto alla volta così vi rendete conto. Ecco qua, vedete? Mentre gli altri sono particolari che vanno solamente incisi. Ok, un'inquadratura particolare e potevo migliorare l'inquadratura, ma spero si veda bene. Va tolto, quindi spingiamo. E tagliate ogni tanto, così vedete, per esempio, qui ci sono le orecchie, fate delle piccole incisioni, altrimenti mentre andate a togliere l'argilla rischiate di togliere anche i piccoli particolari. Se invece ogni tanto tratteggiate, vedete, si tolgono in maniera senza rovinare il lavoro. Come in questo stadio, specialmente io che ho preso l'argilla appena sbollata dal panetto, risulta molto molto morbida. Adesso incido, quindi traccio il disegno, il lavoretto. Poi se risulta molto morbida, aspetto un pochino che si asciughi. E poi vado a sistemare tutti i particolari come farete voi, ok? Però adesso io in video vi faccio vedere, anche se avrei preferito finirlo, come vi ho appena detto, fra un pochino. Il tempo a disposizione ovviamente è quello di un video. L'importante è che abbiate capito, e voi se vi ritrovate un'argilla morbida in questo modo, aspettate un pochino per fare i particolari. Io invece ve li faccio vedere subito. Allora, ecco, adesso partiamo con i particolari che invece vanno solo incisi, non vanno tolti. Piano. Ecco qua, inciderete, quindi i bimbi a scuola, come ripeto, riescono attraverso questo passaggio a fare dei particolari. Ma questo in tutti i disegni che volete realizzare,
e poi applicare su una lastra. Vi consiglio sempre appunto questo passaggio attraverso il foglio di plastica, ok? Adesso non lo tocco ulteriormente, come ripeto, lo sistemo ancora dopo, quindi gli faccio intanto il buchino dove andrò a mettere il laccio che lo tiene, e poi faccio l'altro foro sulla testa, magari cerco di farlo. Gliel'ho fatto dove ha la briglia, praticamente quella sul viso. E niente, abbiamo realizzato l'oggettino con pochissimo tempo. E anche se i particolari in questo momento non risultano, come ripeto, dei migliori, dopo avrò il tempo io di sistemarlo. E quindi poi via via, prima di infornarlo, di sistemarlo meglio, come in questo caso. Ovviamente il laccetto lo toglierò, l'ho solamente fatto vedere per rendervi idea dopo la cottura come potete applicare il laccetto, e con la corda finale simulare la coda, perché se avessimo messo un pezzettino di argilla poi cadrebbe, no? E poi non risulterebbe ben salda, appunto. E quindi niente, questa è l'idea di oggi, spero vi sia piaciuta, e buon lavoro a tutti, buona creatività e al prossimo incontro. Ciao cari.